E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui, come sempre, Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un calciatore. Lui è Luca Parlocco, gioca attualmente nella società del Piacenza Calcio ed io lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Buonasera a tutti, grazie Mario per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Android. Luca, come nasce questa tua passione per il calcio? Ma guarda, la passione per il calcio c'è sempre stata, fin da bambino, fin da quando sono nato, perché mio padre comunque è un grande appassionato, un grande tifoso juventino, quindi il pallone c'è sempre stato e niente, all'età di 6 anni, poi appena ho potuto ho cominciato a giocare nella squadra del mio paese e da lì poi è nato tutto. Attualmente sei in prestito dalla Juventus. Che rapporto hai con la società torinese? Sì, esatto, sono in prestito dalla Juventus e con la Juventus ho un rapporto speciale, nel senso che oltre comunque a essere un giocatore di loro proprietà, sono anche un grande tifoso, come ti dicevo anche in precedenza, ho seguito le orme di mio papà, e quindi la Juve per me è sempre stata un qualcosa di grande, un qualcosa di bello, nel senso che da tifoso ho sempre esultato per qualsiasi vittoria e ho avuto la fortuna di poter anche indossare questa maglia, seppur in primavera, però comunque è sempre una maglia importante e ne sono stato molto, molto contento e ne sono contento tuttora di essere ancora parte comunque di questa grande società. Quali sono i momenti che ricordi di più nella Juventus? Ma i momenti che più ricordo sono comunque l'arrivo, nel senso che è stato bello semplicemente anche arrivare a Vinovo il primo giorno e vedere l'ambiente. Altri momenti belli sono stati quelli che sono rappresentati dagli allenamenti con la prima squadra, comunque una squadra di, come dicevi tu, di grandi campioni, e quello sicuramente non può farti che crescere. E comunque momenti belli sono stati anche la vittoria della Supercoppa italiana della primavera, nonostante non avessi giocato, ma comunque facendo parte della squadra è sempre un bel momento. E quindi comunque ci sono stati tanti bei momenti comunque in un anno importante per la mia crescita. Bene, per quanto riguarda invece il Piacenza Calcio, come ti trovi attualmente in questa società? A Piacenza devo dire che mi trovo davvero benissimo e mi sono trovato subito bene, sin dal primo giorno. Sarà anche il fatto che comunque ho ritrovato compagni che avevo già avuto in passato ad Alessandria, di conseguenza c'è stato subito feeling immediato con la squadra, con i ragazzi, con la società, comunque i tifosi che sono sempre, sempre pronti a sostenerci. Un ottimo rapporto col mister, quindi devo dire che fino ad ora, e credo sarà così per tutta la stagione, c'è davvero una bella situazione, diciamo così, dai. Qual è il sogno che vorresti realizzare nella tua carriera calcistica? Ma sai, come ogni ragazzo, credo che comunque il sogno più bello per noi è quello di poter arrivare a giocare in Serie A ai più alti livelli comunque del calcio. Per me il sogno rimarrà sempre quello di poter giocare un giorno comunque con la maglia della Juve. Quello era da bambino e quello è adesso che ho 23 anni. Qual è il momento più bello che ricordi nella tua carriera calcistica? Ma sai, io spero che il momento più bello deve ancora arrivare. Però comunque devo dire che in questi 5-6 anni che ho giocato ho vissuto dei bei momenti. A partire dalla vittoria comunque dei playoff, il primo anno che ero tra i professionisti a Como, i playoff della Serie C, nonostante non avessi giocato poco quell'anno, ho vissuto bei momenti ad Alessandria, nonostante ho perso un campionato, diciamo così, in malo modo. Ad Alessandria ho vinto comunque una Coppa Italia di Lega Pro, un altro bel momento, e comunque quando fai gol per un giocatore del mio ruolo è sempre un bel momento, quindi ce ne sono vari di momenti che mi porterò dietro, ma io spero sinceramente che il momento più bello debba ancora arrivare. Qual è il consiglio che ti senti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi al mondo del calcio? Ma il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi è quello
semplicemente di divertirsi, di giocare a calcio perché comunque deve essere un qualcosa che gli piace, un qualcosa che gli permette di divertirsi e di, comunque di sfogarsi anche dalla vita di tutti i giorni senza avere troppe pretese in se stessi, senza avere pressione, perché da bambino devi essere semplicemente un gioco e devi semplicemente divertirti, tutto qua alla fine, e di comunque metterci sempre l'impegno più totale quando si gioca. Ok Luca, questa è la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ringrazio anche la società del Piacenza Calcio per averci permesso questa intervista. Ti mando un grande abbraccio e ti auguro una buona carriera. Spero che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi. Un abbraccione e grazie ancora. Grazie nuovamente Mario per questo invito, è stato un piacere e un saluto e una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Android.